qui per presentare l'ultima fatica letteraria di Riccardo Del Feno. Io sono Laura Caretto, so che solo questo festival riesce a farmi venire in questa brutta città. Tutti i libri di Carlo Del Feno li ho rappresentati tranne il primo, che però ho letto, e quindi conosco bene tutta l'opera di Carlo Del Feno. Carlo è uno scrittore bulimico, nel senso che da quando lo conosco rincorre storie, le rincorre anche con una certa velocità. Questo a volte può aver portato fuori strada il lettore, perché cioè passare dal noir fantasy di Sade alla memoria del corpo, uno rimane un attimo spiazzato. E invece è successo, credo anche suo malgrado, di aver scritto questa storia anche abbastanza tempo fa e di essere caduto in una trappola poderosa, perché questa è una storia che è la sua storia. Io credo che Carlo Del Feno, i figli del corvo, abbia finalmente trovato la sua strada, il suo filone, il suo modo di raccontare. E quindi io mi auguro che tutti gli altri, e questa però è un mio augurio, io spero che lui ora in avanti voglia perseguire questo stile, perseguire questo tipo di racconto, perché è un abito che gli sta bene ed è un abito che sta bene anche a noi lettori. E l'urban fantasy, qualunque cosa voglia dire urban fantasy, è un fantasy un pochino distopico in cui si strizza l'occhio a molti generi. È molto divertente, anche molto ansiogeno, come può essere un fantasy che si rispetti. Nelle ultime pagine lui scrive: c'è troppa violenza, neanche tanta, c'è troppa magia, c'è troppo sesso, e quindi qui si capisce che la sua vita sessuale è veramente piatta, perché di sesso io non ne ho trovato. Se l'avessi letto prima, quel c'è troppo sesso lo avrei guardato immediatamente. Detto questo, e qui finisce il mio prologo. Posso aggiungere una cosa? Sì. C'è troppo sesso non lo dicevo io, lo dicevano le persone che lo leggevano nelle case editrici, che lo rifiutavano. Un'allegria, una vita, in questa casa editrice. Cioè, ve lo dico subito, non c'è sesso. Qualche scena c'è, però... Qualche timido... Cioè, il tempo per le neve è poco tardo. Carlo, fantasy è... si alza... Scusa, e anche questo è fantasy. Tu pensi quello che io penso di te, cioè che tu finalmente sei arrivato nel tuo territorio o no? Innanzitutto buonasera a tutti presenti, per essere qui, nonostante le piogge, gli uragani, le tormente, che non la sono stata tutta alla fine della presentazione, che ho fatto con Barbara Cristini, sono una doppia doccia. Però finalmente sono riuscito ad arrivare. Allora, diciamo che i grandi caristiti, quindi la saga di Sade con questo filo e corpo c'entra relativamente, nel senso che sono proprio due contesti diversi, due sottogeneri diversi. In realtà il mondo del fantasy è un mondo molto articolato e molto complesso. Si va ovviamente dal fantasy classico, quindi troviamo fuori molto importanti come Tolkien oppure Fritz e tanti altri, dove lì si inventa proprio un mondo parallelo, quindi con razze, nazioni, religioni, strutture
sindaco. Mi piace invece l'ibridazione e scrivere delle cose dove mescolo i generi e quindi metto noir, metto altre cose, metto giallo, metto la ironia. Mi piace cercare un po' di più il contesto. Se il primo romanzo che ho scritto fantasy, appunto Sato, in pratica estinti, era un dark fantasy, se vogliamo classificarlo diciamo in un sottogenere, ovvero in un fantasy un po' ispirato alla poetica di Tim Burton, se vogliamo fare dei riferimenti cinematografici e visivi, nel game, ce ne sono diversi personaggi. Questo invece noi l'abbiamo definito in modo giocoso un pulp fantasy, perché in realtà il problema era sempre che ci chiedevano come questo libro, che cosa di del genere, bisognava fare una serie di eventi, cioè un po' pulp fantasy, cioè un po' di noir, c'è un po' di comedia di equivoci, quindi era difficile uscire un po' di pazzia come lo stile decina di Tarantino, era difficile riuscire a far capire, la gente ti guardava non era molto chiaro, e alla fine abbiamo sintetizzato un po' la parola pulp fantasy per giocare un po' sullo stile anche di film decina di Tarantino che discende tutto il tutto. E poi anche perché, lo cito anche nei ringraziamenti, la mia volontà era quella di non mettermi delle regole o cercare di limiti, perché spesso quando scrivi delle cose, quando scrivi anche quando scrivi fantasy, perché non è che scrivere fantasy quando si parla di magia o di mondi fantastici, di superpoteri, di scrivere tutto quello che vuoi, e delle regole devi spostare a vari parametri, la magia non si può usare in modo incondizionato, di solito chi usa la magia paga un prezzo. Si perde la forza, si perde la vita, si dannati, insomma ci sono diverse possibilità di perdita. Però ecco, volevo fare un qualcosa che non mi mettesse troppi freni, e qui l'ho detto, io scrivo, mi lascio andare e vediamo quello che succede. Poi successivamente e mi mettevo a volte dei problemi, dicevo, forse questa cosa è poco credibile, pensare all'interno di un fantasy poco credibile fa sorridere. Poi invece mi è venuta incontro una scrittrice, Susanna Raule, che è una scrittrice che ha pubblicato diversi romanzi per Salani, adesso uscirà col prossimo romanzo, poi si sente, molto. Uscirà con Fanucci per col prossimo romanzo, è una scrittrice veramente di genere, cioè scrive noir, gialli, però anche con una componente fantasy, e una volta ci siamo confrontati, come capita con gli scrittori, no? Che parlano, si confrontano, si danno dei consigli, e io ho esposto questo mio dubbio, questa paura di andare oltre, di esagerare, e lei mi ha detto se Quentin Tarantino si fosse messo il problema di giustificare con una katana può salire su un aereo, non avrebbe girato Kill Bill, quindi fregatevi, scrivi, e poi dopo nel caso sarà una successiva fase, quella della limatura. Quindi ecco, diciamo, per me è stata fondamentalmente una scrittura di liberazione, dove non mi sono messo nessun freno, e un po' penso che si senta e si veda leggendo. Ma anche perché il problema della credibilità in un fantasy, io penso che debba rispondere semplicemente alla coerenza del racconto, del tuo racconto, non tanto alla credibilità nel senso lato, effettivamente sì. Io immagino, no? Che cosa sarebbe successo in Harry Potter se non ci fosse stato il binario, cioè, chiaro che non è credibile, ma è coerente con la narrazione. Quindi in questo romanzo ci sono delle persone assolutamente normali, che fanno lavori normali, che vivono in città normali, italiane, e la loro storia è sempre attraversata da personaggi, non so come righe, che poi scopriremo venire da altrove e che hanno un serio interesse a intervenire nella vita di queste persone, perché c'è un motivo che scopriremo alla fine. Qual è il coraggio di Carlo? Carlo ha avuto il coraggio di iniziare una storia dal centro, no? Cioè succedono delle cose, però noi non sappiamo da dove vengono queste persone, non sappiamo nulla della vita precedente dei personaggi. E finisce in un modo tale per cui noi non sappiamo come va a finire questa storia.
ed è esattamente il sistema delle serie TV, no? In cui quando parti da una storia, da un certo tipo di storia, con dei personaggi già formati, con delle storie che non si spiegano, ti costringe, e costringerà anche Carlo ovviamente, a scrivere un prequel, un sequel, perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di sapere da dove vengono questi personaggi e che fine faranno. Quindi questo libro, che può essere assolutamente letto stand alone, non c'è da solo, ha necessità, secondo me il lettore ha necessità di avere una storia altra, e quindi questo costringerà Carlo per i prossimi 2 anni a scrivere I figli del corpo 0 e I figli del corpo 2. Ma detto questo, tu Carlo fai molti omaggi in questo libro. Uno l'abbiamo già svelato, ed è Kill Bill. E poi fai degli omaggi poderosi a uno scrittore che io e te amiamo molto, ed è Stephen King. E lo fai in diversi passaggi, quasi dichiarati. Uno è la saga della Torre Nera, soprattutto nelle parti in cui ci sono delle porte che ci portano oltre, e un altro è Sandlot. Sono dei riferimenti che potrebbero far pensare a un omaggio a King, soprattutto nella serie delle serie di Salem, insomma, in cui ci sono dei personaggi che lì sono vampiri, e in questo potrebbero sembrare vampiri, ma non lo sono assolutamente. Così, oppure io ci ho voluto vedere cose che non so. Diciamo che l'omaggio nel caso è anche involontario, perché quando tu leggi Stephen King, no? Sei ragazzino, ho letto e continuo a leggerlo, ed è un autore comunque per me di riferimento. Per me è inevitabile leggere le cose sue, anche le cose meno riuscite, perché alcune cose ultime non sono state secondo me all'altezza, però lo compro, scatola chiusa e lo leggo. Quindi quando tu sei impastato di storie, di visioni, di film, inevitabilmente poi l'omaggio arriva. Forse te ne rendi conto dopo, non è subito immediata la cosa, però ognuno di noi è fatto da una marea di input, no? Di stimoli, e queste cose poi arrivano nella pagina scritta al momento in cui tu scrivi una storia. In realtà poi ci sono molte citazioni e molti riferimenti più o meno accennati anche a film, a serie televisive. C'è un omaggio al Ritorno al Futuro in una sequenza. Per me è stato appunto divertente questo, cioè in un certo senso riscoprire anche la mia adolescenza, quindi tutto quello che erano le cose che a me che mi piacevano e divertivano, anche nei fumetti, nella lettura dei romanzi. Quindi è un miscuglio di tante cose, di tanti piccoli gesti d'amore verso le cose che ho amato e che ancora continuo a amare. E a proposito di adolescenza, in tutti i tuoi romanzi, tranne forse che nella memoria del corpo, anche se forse anche lì di sguincio, c'è una parte di romanzo di formazione. C'è sempre un adolescente, adolescenti, e c'è sempre questo rapporto difficile col mondo esterno. Anche qui abbiamo un adolescente che lotta addirittura in un mondo alieno dal suo, quindi ha la doppia sfiga, poveretto, di essere adolescente e di doversi confrontare e con l'adolescenza e anche con un mondo ostile che non conosce e in cui non si riconosce. Quello che voglio chiederti è quando uno scrittore, e qui possiamo tornare anche a Stephen King se vuoi, però quando uno scrittore riesce a descrivere così bene e ripetutamente i travagli adolescenziali, le cose sono due: o ancora non ha risolto la sua di adolescenza, oppure ha una memoria di ferro,
Quindi qual è dei due? Io credo più la prima, io ho sempre la netta percezione. Io ho estranismo perché non riesco a capire se mi sentite, ho ritorni strani, quindi mi sta a parlare dicevo, ho la netta sensazione, anzi la ferma convinzione, che comunque io dall'adolescenza non ne sono mai uscito, nel senso che sono comunque prigioniero di una dimensione che è difficile anche da gestire, perché tu comunque fai una vita da adulto, hai delle responsabilità, lavori, fai delle cose, e poi il brufo, i capelli, il brufo non l'ho mai avuto, sai, ho perso i capelli, ma il brufo non l'ho mai avuto. Cioè, dei miei compagni di scuola disperati avevano la faccia del passato, io mi ricordo questa cosa, era per loro una grossa sofferenza, per cui diventava sintomo anche di difficoltà di approccio, no? Ovviamente. Io questa cosa l'ho mai avuta, ho avuto il dramma della punta dei capelli, che poi vabbè, dopo Vialli ci siamo stati tutti sdoganati, quindi non c'è problema. E quindi ecco, fondamentalmente mi piace scrivere di adolescenza, di ragazzi, perché credo sia, l'ho detto già in un'altra presentazione, credo che sia l'età dove tutto può accadere. È una potenzialità, l'adolescenza è incredibile, perché è una fase di cambiamento, stai passando dalla fanciullezza a diventare un uomo, una donna, con una serie di marasmi interiori complicatissimi da gestire, e lì è possibile veramente lavorare a livello di fantasia sulle storie dei personaggi, oppure anche raccontare di bambini, perché con i bambini la fantasia è possibile, tutto è possibile, cioè un bambino vede un'ombra nel muro e immagina che ci sia il buco, ci sia il mostro, una capacità di fantasia che poi spesso noi adulti perdiamo, ecco. Quindi io questa voglia di continuare a coltivarla a me fa piacere e lo faccio. Io per esempio quando vado in libreria spesso mi metto a curiosare nel reparto della letteratura per ragazzi, e io vedo, capita che non ho quindi il bambino dei ragazzi e mi guardo, ma questo ha sbagliato reparto, perché se mai si aspetta che vada reparto filosofia, che ne so, psicanalisi, e invece mi diverto, guardo le copertine, sfoglio, compro letteratura per ragazzi, mi piace leggerla, mi piace. Oggi ho presentato un libro rivolto ai bambini, che è di un personaggio Mortina, che è assolutamente rivolto a un pubblico infantile, e io li compro tutti e li leggo tutti e mi diverte. Quindi mia madre mi dice che ho qualche problema, ovviamente, perché per lui è strana sta roba, dice quando crescerai, quando diventerai adulto, e io continuo a pensare invece che è importante non perdercelo, quel bambino, a mantenere quell'atto di follia che ci aiutano a non perdere il senso. E tu non hai risposto a una domanda indiretta che ti ho fatto. Stai facendo il furbo? No, mi sono distratto. Anche perché no, la domanda indiretta io non sono molto, quindi dimentico le cose. Quindi per esempio questo è un esempio. Io non sei adolescente, sei vecchio. Sono vecchio perché sono rincoglionito, ma a parte quello, io per esempio ho completamente totale amnesia anche per esempio della mia vita. Cioè io non mi ricordo, i miei compagni delle elementari, delle superiori, cioè proprio ho punti totali, e per me è imbarazzante perché incontro gente che mi ferma, ti ricordi? Per me è il vuoto totale, e io invece conosco persone che ricordano a menadito come eri vestito tutto il giorno, che sei andato a cena con lui. Ma quelli sono serial killer, non sono persone normali. E io però questa cosa la vivevo come un dramma, perché dice, non è possibile che dimentichi così tanto. E una volta un dottore, non specifico la specializzazione, mi ha detto, ma guarda che è normale, perché in realtà la mente trattiene solo quello che tiene, tutto quello, se non ci sono casi ovviamente di malattia, Alzheimer o altro, trattiene solo quello che tiene, quello che dimentica, quindi può darsi che io forse tutta quella parte della mia vita mi è venuta abbastanza superflua. Quindi se non ti saluta per strada, no, sì. Perché siete assolutamente influenti. No, perché mi succede sempre. Questo è distrattissimo, io non vedo mai niente, non vedo mai nessuno. Non hai risposto alla storia del prequel e del sequel. Ah. Ma in realtà già nei libri del corpo, in questo romanzo, ci sono dei flashback, no? Si ritorna indietro. Sì, no, adesso torna la via di carta. Flashback, va bene. Flashback è a fatti tuoi. Però io
Cioè un prequel significa che tu mi devi raccontare tutto quello che è successo. Sì. Il flashback. Sì. E cosa siamo? Alla casa di carta? No, nel senso che già lì, in quel flashback già ci sono degli accenni, ovviamente non completi, però ci sono già dei puntini che vengono segnati. Poi ovvio che adesso io non posso dire molto perché un romanzo con dei colpi di scena continui è difficile anche dire, perché si rischia di rovinare una sorpresa. Se non sei Mattarella, poi ne sono più di me. Però è ovvio che nel proseguo della storia, come dici tu, sarà necessario inserire delle cose, quindi raccontare un po' quello che è successo prima, perché ovviamente il romanzo inizia con dei personaggi che si trovano all'improvviso in mezzo ai casini, detto molto, molto semplice, e non si chiede perché questi tre personaggi, perché sono tre, sono tre ragazzi, sono diversi per età, per atteggiamento, per esperienze, però tutti e tre si trovano ad affrontare un momento di cambiamento drastico e quindi sarà ovviamente necessario raccontare come arrivano a quel punto di partenza che in realtà è la metà della storia. Quindi in quel senso hai ovviamente percepito l'intento. Un'altra chiave che non c'è quasi mai stata nei tuoi libri, e quindi forse qui veramente chi ti legge noterà la differenza con gli altri, e di quello che tu dicevi di quel sentirti libero, e che qui per la prima volta io ho gradito molto, c'è una grandissima ironia, ci sono anche dei momenti di obiettiva comicità anche all'interno di situazioni drammatiche. Quindi ti chiedo, è anche questo un segno della tua maturità come scrittore, no? Quello proprio di fregartene un attimo e di poter dare anche, no? Un po' di aria a questa narrazione che rende certe scene veramente godibili. Cioè, io mi ha ricordato molto Kill Bill, non perché la storia fosse simile, ma proprio per il registro narrativo, no? Cioè John Vicenta è un personaggio meraviglioso del tuo libro che sarebbe bello indagare. Sì, John Vicenta credo che sia il personaggio forse uno dei più belli che poi mi è capitato di pensare e di immaginare, ed è un personaggio molto stereotipato, fortemente stereotipato, perché si parla di un investigatore privato sfigatissimo, perché deve essere per forza sfigatissimo, che è stato abbandonato da una moglie che lui adora, che ama tantissimo, Vittoria, che ha una figlia adolescente, che è stato costretto a vivere in ufficio perché la situazione non è molto favorevole, quindi non ha molto lavoro, deve arrangiarsi, e sta più che altro seguendo un caso più per dovere amichevole, per aiutare un amico. C'è la scomparsa, la figlia di questo amico scompare improvvisamente e lui cerca di indagare sulla scomparsa di questa ragazza. In realtà poi dopo la storia inizia con lui che si ritrova catapultato in questa nuova dimensione, perché uno dei personaggi piomba nel suo ufficio improvvisamente, Tom, che è questo ragazzo di 18 anni, e da lì parte un'avventura sfrenata. E con John Magenta mi sono divertito moltissimo a creare un personaggio divertente, molto umano, molto, molto empatico secondo me, però anche cinico, perché poi ha anche i suoi momenti di grande cinismo, e penso che sia una delle cifre più divertenti del libro. Però penso che anche un altro personaggio molto comico, forse in modo involontario, è Milo, che è il killer, sì, prezzolato, che è ugualmente un personaggio completamente fuori di testa, che poi diventano quasi una coppia un po' alla Abel e Leonard, no? Diventano una coppia, si conosceranno, diventano una coppia un po' strana. E Milo è forse il personaggio che mi ha permesso di osare ancora di più, perché in realtà è un killer prezzolato che lavora per una organizzazione criminale, è uno dei più bravi, uno dei più, cioè se chiami lui lo stende, non c'è santo che tenga, però lo fa fuori, ed è un personaggio stranissimo, uno che è maniacale per la casa, è uno che sta sempre più
studente ho fissato con la cucina, quindi cucina benissimo, fa dei manicali spettacolari, è uno che compra roba d'antiquariato, di artigianato, sui soldi, sul sale di bene, queste cose qua, è un pazzo scatenato, è un monomaniacale, però è uno dei più bravi sul mercato, chiamano lui, però durante la storia in realtà si scopre che è un personaggio ricco di sfumature, ricco di umanità anche nascoste, ecco, quindi penso che siano due personaggi forse un po' più folli, però che rendono anche la storia più interessante. E a che ti sei ispirato per quel personaggio che è pieno di frullatori in casa, tutti funzionanti? Il discorso è, allora, non dovete mai frequentare queste gente che scrive, perché se voi raccontate delle cose, poi queste cose diciamo nei romanzi. Quindi se io ho delle... Io penso una trappola, capito? Sia lui che al signore che si è detto prima. Se io ho delle storie interessanti, poi alla fine finiscono... Sì, io ho un amico che ha una collezione di frullatori, e siccome io penso che siano delle cose più strane che mi sia capitato di incontrare nella vita, l'ho messo come caratteristica di questo assassino preferato. Sì. Qui è lui, sì. Collezionato l'attore, e poi c'ha un pezzo di travestitismo, che sono legato al mio amico, però c'è anche questo pezzo di travestitismo, quindi lui si traveste da donna, impersonare personaggi famosi tipo la Nicole Falsomano, Catherine Deneuve, cioè è uno strambo, no? Quindi si presenta anche per i suoi lavori travestito, quindi non si sa mai esattamente che faccia abbia, perché lui si trucca, cambia il trattore, cambia i connotati, e quindi gli stessi datori di lavoro non sanno mai che faccia abbia, perché lui si presenta sempre in modo diverso. Quindi sì, c'è un'ispirazione alla realtà, ma portata alle estreme conseguenze. Io ovviamente, conoscendo che entrambi, mi sono molto divertita, e ovviamente questa trova per la numero 2. Le donne invece sono sempre molto, molto forti nei tuoi romanzi, anche in sala, anche nella tema, anche qui le donne sono le risolutrici di tutte le situazioni. C'è il fatto che sei stato allevato da tante donne, c'è il fatto che forse hai paura che le tue lettrici ti inseguano, però questo è un tratto tuo distintivo. Donne sempre molto forti, molto determinate e che risolvono sempre situazioni. Quindi grazie per questo omaggio, oppure era sotto minaccia. Mi sarebbe. No, questo secondo me era sotto minaccia. Hai 30 sorelle, oppure qual è il motivo per cui tu ci rappresenti così? Beh, ovviamente c'è sempre un aspetto, noi siamo in punto di vita che abbiamo fatto delle persone che abbiamo incontrato, delle madri che ci hanno partorito e delle sorelle che ci hanno sopportato, e quindi io sì, faccio parte di una famiglia con 5 sorelle, ci stavamo in casa 5, più mamma, più nonna, io e mio padre eravamo prigionieri, nel senso, stavamo circondando con cui ti giravi, c'erano loro, però è stato divertente perché vivere in un mondo, in una realtà molto femminile, ti fa scoprire tantissime cose, quindi io ho sempre avuto la fortuna di avere un punto di osservazione molto forte sul mondo femminile, che si dà amore, casini, problemi, ovviamente. E quindi mi viene proprio spontaneo, mi viene spontaneo raccontare i personaggi femminili così come mi vengono, non lo so come mi nasce, penso che sia una cosa naturale. Poi sono più divertenti da scrivere, secondo me. Mi danno la possibilità di essere un po' più, di giocare più sulle sfumature rispetto ai personaggi maschili, che sono a volte un po' più tagliati con l'accetta, più difficile riuscire a giocarci, mentre con le donne ti puoi sbizzarrire nel bene e nel male, ovviamente. Ecco. In questo romanzo Adele è un personaggio, è uno dei tre personaggi, perché sono Adele, Tom e Rocco, è uno dei personaggi che in realtà parte molto remissivo, perché poi non diciamo cosa succede, però succede una cosa molto, molto forte a questa ragazza, e poi in realtà si scopre che ci sarà un'evoluzione, quindi
è un romanzo appunto di formazione in quel senso, perché qui sono dei personaggi in cammino, no, che faranno degli incontri, vivranno delle avventure, e queste avventure porterà questi personaggi a scoprire che forse non sono esattamente quello che pensavano di essere, scoprono di essere anche altro. E anche donne capaci di violenza, anche donne capaci di gesti molto forti, non sono mai creature angelicate, sono donne forti anche in un altro senso, no? Anche dell'amore del corpo. Sì, beh, quella, il personaggio di Elsa, dell'amore del corpo, è forse l'esempio estremo di un personaggio femminile raccontato nel modo più crudo possibile, cioè raccontando sia la bellezza ma anche la nefandezza del personaggio, perché è un personaggio che visto da un certo punto di vista potresti criticare in mille modi, perché fa delle cose ovviamente criticabili, anche se hanno un perché nella sua logica e una sua motivazione, però il personaggio, una madre, una moglie però che tradisce, che ha una vita complicata e che deve gestire una serie di situazioni, credo faccia parte della vita. Conosco nella vita reale, non è che conosco donne angelicate, conosco donne che semplicemente vivono e che devono affrontare giornalmente delle situazioni, delle problematiche che possono accadere, che possono sbagliare esattamente come gli uomini. Quindi sono complesse, sono delle persone. Qui ci sono le sovraniste, Il sovranista hai indicato me. Mettendo sovranista a me è chiaro, cioè capace di violenza, e mettimi alla prova, tu sei molto amato dai tuoi lettori che ti seguono sui social, io ti spio, lo vedo molto, vedo quanto affetto e quanto seguito hai. E tu fai anche un lavoro che è anche privilegiato per l'osservazione della pazzia umana, sì. della follia, no? Tu lavori in un ristorante, è molto carina la storia di Carlo per chi non la conoscesse, perché lui è uno di quei fortunati che lavora d'estate quando tutti ci divertiamo e d'inverno, anziché divertirsi, si mette a scrivere storie e non di sesso, come dice in maniera mentace nei ringraziamenti. Per questo consulterei gli altri, se hai bisogno di consulenza chiama che ti do qualche dritta. Pensi di poter continuare questa scissione tra la tua vita normale, oppure pensi un domani o sogni di fare solo lo scrittore? Ma io posso anche sognarlo, però tanto non avviene, quindi non c'è problema. Credo che fare lo scrittore in Italia sia una cosa, fare lo scrittore intendendo una persona che scrive e vive di scrittura, credo che sia una fortuna dedicata a pochi o a persone più brave di me, più capaci di me, oppure più fortunato, perché a volte è una questione legata agli incontri, però conosco pochissimi scrittori che possono vantare di poter fare solo quello. Quindi non mi so, io non sono uno che svolta, poi in realtà non vado neanche a spedire, non sono libri che fa spedire il manoscritto, tanto poi alla fine se spedisce il manoscritto spesso neanche viene neanche preso in considerazione. Cioè, ho una serie di storie, di cose che mi sono capitate a me o ad altri autori, che poi ti fa capire veramente che è legato spesso proprio all'incontro casuale, trovi una persona che crede in te e allora ci può essere la svolta, però non sono amico per fare altro. Certo, il lavoro che faccio, lavorando nella ristorazione, lavorando in una sala di un ristorante di alghero, diventa interessante per appunto studiare i casi umani, nel senso che capita di tutto, nel bene e nel male, quindi ovviamente hai la possibilità di fantasticare di anche sulle vite degli altri, perché quello che quando io spesso fanno in cassa, quindi quando pagano
cui chiedo da dove arrivano, come sono arrivati, cosa fanno, mi piace lo scambio con le persone, scopri veramente di micromondo. Quando riesci a parlare col cliente, con la persona che ti viene a fare visita e riesci a raccontare un po' anche di te, loro ti raccontano un po' delle loro vite, è anche divertente. È ovvio che quando il lavoro diventa convulso, come in questo periodo, hai una mortale di lavoro, tante di quelle persone da servire, diventa impossibile riuscire ad avere dei rapporti un attimino piacevoli e quant'altro, perché è tutto poco veloce, tutto troppo rapido, quindi quello diventa un po' angosciante. Però a settembre i ritmi un po' rallentano, allora si ritorna ad avere un rapporto più umano anche con le persone che ti vengono a fare visita. Non so quanto riuscirò a reggere fisicamente, perché ogni anno che passa è sempre più faticoso a farlo questo lavoro, vedremo un po'. Se ne sarò costretto a cambiare anche per esigenze di tenuta fisica oppure se riuscirò a continuare a farlo. In generale mi diverte. Vorrei che il lavoro della ristorazione fosse un lavoro pensato in modo diverso, però purtroppo per una serie di situazioni non si può pensare in modo diverso, quindi diventa semplicemente una macchina da guerra, spegni persone spesso, in tempi troppo brevi e poi diventa nulla, perché non c'è programmazione, non ci sono i voli, non c'è. Quindi una città che si accende per 3 mesi si spegne, ma questo è un discorso molto lungo e molto complesso da fare. Ma parlate tutti nella ristorazione. L'ultima domanda, Carlo, perché soltanto dobbiamo chiudere. Ed è una provocazione, a parte Pandiani, vi parliamo di un maestro. Se tu potessi per 2 ore entrare nel corpo di un altro scrittore o di un'altra scrittrice, in quale corpo vorresti calarti? Nel corpo, non nel conto bancario. Ovviamente. Nella vita quale carta di credito che ancora vorresti per un'ora? Dentro la testa, dentro la testa, dentro il corpo, nella vita, in tutto. Penso è difficile come domanda, non è semplice. Però la risposta è banale, però assolutamente sicuramente Stephen King. Non è impossibile non desiderare di stare almeno una giornata dentro la sua testa per vedere cosa ci sta dentro, quello sicuramente. Poi ci sono tantissimi altri autori che amo, però sarebbe commentare insomma la Camera dei Segreti, no? Anche immaginare quali storie sta immaginando adesso, vedere cosa sta pensando, mi piacerebbe. Poi non so se umanamente lui come persona mi piacerebbe, no? Perché a volte ho avuto delle impressioni strane su di lui, però la curiosità sarebbe più per tanta, quindi ne andiamo su. Poi anche se mi dà un banco per mezz'ora, vedi che già non è. Grazie. Se non ci sono domande da parte del pubblico, io vorrei chiudere facendo un augurio a Carlo, prima di tutto, di avere sempre sale così piene quando pubblico uno presenta un libro. Te lo auguro, perché tutte le volte che ti ho presentato hai sempre avuto tanta gente, quindi questo è un sintomo di apprezzamento non comune, quindi questa è una cosa preziosa che io ti auguro di avere sempre. Ma ti auguro veramente di riconoscere la dote che hai, che è la storia che hai trovato, e quindi io ti auguro di perseguire su questa strada e di fregartene di tutte le altre storie che ti girano nella testa, ma di abitare questa storia che hai scritto, di perfezionarla, perché sono veramente sicura e convinta che tu abbia trovato la tua strada, e io ne sono veramente felice. Grazie Carlo. Ma anche se non fosse già magenta, ma questo è il tuo mondo, non tradire il tuo mondo. Ecco.
tutto qui. Quindi vi consiglio questo libro, grazie per essere venuti, grazie a Carlo Beffè. Grazie a voi.